Siamo qui con José, che lavora in Learning Animals da anni con il suo compagno Francesco De Giorgio per parlare di consapevolezza. La consapevolezza della relazione, la relazione tra l'uomo e gli animali, che non sono oggetti, lo diamo per Né l'uomo scontato, né l'animale. esatto, ma soggetti che possono, oppure no, relazionarsi. E io passo la parola a José, che di recente con Francesco ha pubblicato The Cognitive Horse, e vorremmo che appunto ci parlassi di questo libro. Ti ringrazio innanzitutto Alessandra per la possibilità di parlare, perché alla fine la missione di Learning Animals è proprio di aiutare, di diffondere una consapevolezza, come hai detto tu, dell'animale come soggetto e di una maggiore comprensione di come si sviluppa la relazione, nei casi che ci sta una convivenza tra animale, e umano. E appunto il libro The Cognitive Horse ha come sottotitolo, è un libro in inglese, perché comunque è un argomento che ha bisogno di attenzione a livello universale, quindi abbiamo scelto di scriverlo in inglese, ha come sottotitolo un viaggio di ispirazione verso una nuova coesistenza. E per noi è importante perché l'animale, il cavallo in particolare, ha tanti, ci sono tante convenzioni quando parliamo del cavallo. Infatti il libro è chiamato Il cavallo cognitivo per dare enfasi al cavallo come animale, che ha il suo mondo di percezione, di emozioni, di pensieri e di sensazioni, che spesso, anzi quasi mai, ha spazio nella convivenza con l'umano. E quindi il libro è fatto in tre parti, dove nella prima parte parla su come il cavallo cognitivo spesso è invisibile. E con invisibile intendo che abbiamo tante immagini del cavallo alla fine come oggetto, perché chiunque ha un cavallo sicuramente ha avuto la domanda: ok, hai un cavallo, cosa ne fai? E ci saranno poche persone che dicono ne convivo, perché nella nostra cultura occidentale il cavallo ha un suo senso, cioè in senso viene usato per lo sport, viene usato per la terapia, viene usato anche per mantenere pulito dei prati, cioè viene usato. E non viene valorizzato come individuo, come essere senziente, che ha il suo mondo, che arricchisce, la sua giornata con le proprie, capacità di interpretare, di elaborare, di convivere soprattutto con i suoi compagni. La cosa strana è che penso nell'immaginario comune si vede il cavallo come quasi un simbolo di libertà, tutte queste immagini, eppure la realtà direi che è esattamente il contrario nella maggior parte dei casi. Sì, anche questo lo usiamo delle volte come esempio, un po' sai come i star, cantanti famosi che vengono visti come simbolo, ma non più come individuo. E anche il cavallo spesso viene visto come simbolo di libertà, però la libertà per il cavallo viene fatta appunto della possibilità di cogliere il suo mondo, di cogliere il suo mondo, e questo inizia con una convivenza con altri cavalli, perché il cavallo nasce in un branco, in una famiglia, con delle spiccate, dote sociali, di capacità di entrare in dialogo, di captare le dinamiche relazionali. E invece, nel libro appunto si spiega prima come
come è difficile coglierlo, perché anche se vedi quadri oppure delle sculture, spesso si vede un cavallo che è un po' in agonia, perché ha degli elementi comunque di tensione, perché in queste opere d'arte spesso è abbinato con qualcosa di umano, di un cavallo che fa una gara o di una preparazione qualsiasi tipo, ma sempre con l'umano centrale. Sì, a volte con queste immagini si vuole dare un'immagine di forza, e in realtà, se vogliamo vedere veramente cosa ritrae quell'immagine, è un momento di sofferenza. Spesso sì, e questo è da capire, perché l'immagine del cavallo viene alimentato con l'idea che l'animale è una preda, questo si legge quasi in tutti i libri, mentre se vogliamo semplicemente il cavallo è un mammifero, è un erbivoro, e già se parti con questo pensiero qua riesci a vedere altri colori dell'animale. Tu prima hai parlato di vari modi per utilizzare il cavallo, che non ha nulla a che fare con la relazione. E ci sono delle cose, delle evidenze, e penso che quello che è interessante del lavoro che state facendo è che va oltre al fatto di non utilizzare per le cose che sappiamo dovrebbero essere già date per scontate, che sono gli sport equestri, eccetera, ma anche la relazione non è una cosa che si utilizza, no, ad solo ed esclusivo vantaggio. E si fa un gran parlare di ipoterapia. Ci piacerebbe che tu ci dicessi cosa ne pensi. E allora, innanzitutto torno un attimo a come è definito il libro, perché c'è la seconda parte che parla di come il cavallo si svilupperebbe se ha la possibilità di vivere un contesto con altri cavalli parenti, e la possibilità di, ecco, di imparare di farsi suo il suo mondo. E già qui ci sono tanti elementi che non riusciamo a valorizzare, perché spesso ormai si è capito che il cavallo non deve vivere da solo, ecco, non deve stare isolato in un box, deve stare con gli altri, ma stare con gli altri neanche vuol dire che già vive in un contesto tranquillo. È un po' come noi, se andiamo in un posto con tante persone sconosciute, non è che ci sentiamo subito a nostro agio. Ci vuole un lavoro relazionale per poter cogliere delle sfumature e per poter dialogare in un modo più profondo. Quindi per i cavalli è molto importante di poter vivere un ambiente familiare di, ecco, cavalli o parenti o cavalli con quale hanno costruito già un legame di amicizia, e questo non si costruisce in una giornata mettendoli semplicemente insieme. E anche quando il cavallo è un puledro, ci sono tanti piccoli elementi che un puledro magari viene a usare, se mi permetti, che un puledro viene qui per farsi, per comprendere qualcosa di noi. Spesso siamo pronti o di allontanarlo o di comunque di accarezzarlo, mentre in realtà quel puledro si sta facendo un suo immagine di noi, una sua mappa per comprendere chi siamo. Essere spinto via o anche essere accarezzato in quel momento interrompe quella possibilità. E poi lì, ovviamente, la prossima volta che il puledro si avvicina, sta già un po' più in conflitto. Dice, ok, io ho il desiderio di capire qualcosa in più, però non si sa mai che cosa succede arrivando lì. E quindi il cavallo, piano piano, comunque, purtroppo si sviluppa con tanti momenti nella convivenza con l'umano di emotività, che poi piano piano vanno ad alimentare l'idea che li dobbiamo controllare per avere un buon rapporto. E i cavalli, la maggior parte dei cavalli che conosciamo sono cavalli
che ormai hanno subito tutta una serie di controlli attraverso un modo di training. Quindi alla fine avere un cavallo anche per la terapia che non è libero di esprimersi vuol sempre dire entrare in interazione con un animale che non è libera, che non ha la possibilità di poter entrare in un dialogo basato su un rapporto reciproco. Un rapporto a senso unico dove io esatto. prendo dall'animale delle cose. E questo punto. Non può mai, neanche per l'umano, in fondo a livello più profondo, portare a uno sviluppo di un'interazione sociale, di beneficio, di comprendere anche a livello empatico l'altro. Imparare anche a guardare l'altro. Esatto, e questo è precisamente di una cosa da quale parla la terza parte del libro, perché è ovvio che noi non siamo neanche tanto preparati su comprendere l'altro, perché anche noi umani abbiamo bisogno di uno sviluppo nostro per comprendere la relazione con l'altro, con l'animale, e perché impariamo tante cose a scuola, impariamo di contare in inglese, impariamo la matematica, impariamo regole grammaticali, ma non impariamo tanto sulla dinamica relazionale, sulle sfumature, su comprendere che l'altro può avere un altro modo di vedere il mondo, di elaborare altri elementi, e perché anche io di te non so che cosa stai pensando ora, che cosa stai vivendo, però posso vedere che c'è un'attenzione reciproca, e questo purtroppo sono cose che dobbiamo di nuovo imparare spesso, perché non è così scontato né tra gli umani e quindi neanche tra umani e animali. Quindi stiamo parlando in questo caso con il cavallo, ma penso potrebbe essere con qualsiasi altro animale, con qualsiasi altra vita, di vite condizionate che si incontrano, cercano, si cercano, e da qui forse anche quello che è interessante del vostro lavoro, che mi sembra si sviluppi molto sul cercare, sulla curiosità, sul recuperare quasi una dimensione di gioco, di curiosità per ritrovare delle aperture, sì, per potersi... Una dimensione di arricchimento, direi, sì, dove, dove possiamo elaborare la cosa che condividiamo, quindi non tanto... perché il gioco spesso viene associato poi con il divertimento, che le cose per essere belle devono essere per forza divertenti. Invece le cose per essere belle devono avere un contenuto di condivisione. E quello è una delle cose più belle da dare. Per questo vorrei anche leggere una frase in inglese, poi la traduco dal libro. Che dice: "The less you expect, the more space remains for things to happen. In that the most difficult part is not how to ask, but how not to ask." Inteso come noi impariamo spesso su il modo migliore di chiedere qualcosa all'altro. Ecco, se torniamo al cavallo, impariamo. Ormai si parla di tanti metodi con dei nomi bellissimi, naturali, positivi, ma sono tutti metodi per allenare un altro essere senziente, vivente, cognitivo. Mm-hmm. E non sta a noi di imparare quale formula utilizzare per chiedere la cosa nel miglior modo. Sta a noi, in qualsiasi relazione, di comprendere come non chiedere per creare spazio alle cose, di farli accadere, di farli succedere, di avere lo spazio per condividere un momento. Quindi non si può parlare, per fortuna, di un metodo, perché magari la gente si aspetta sempre un prontuario dove ti dico si fa così e così. Già questo significa non considerare che non stiamo parlando di
cavalli, ma stiamo parlando di ogni singola personalità, l'incontro con quella specifica creatura, individuo. Sì, approfitto con la prima frase del libro che dice: "This book is not a manual." Non è un manuale. There are plenty of manuals about horses and about their usage, training and conditioning. This horse, this book is about the horse as a sentient social and cognitive being. È un libro che parla dell'animale come con le sue particolarità, con le sue abilità cognitive e non per poter dare valore a il cavallo come, sì, come individuo. Abilità cognitive che nella maggior parte dei casi sono state castrate fin dall'infanzia, mi permetto di usare questa parola pesante, ma perché pesante è la realtà, viene bloccata la possibilità di crescere, di sviluppare e quindi le gabbie mentali. Esatto, quindi tante volte ci aspettiamo, per parlare di maltrattamento, delle ferite, sangue, cose, mentre ci sono delle ferite invisibili dove, che spesso non ci accorgiamo neanche, ma sono le più quasi profonde, quelle che sono più difficili da curare. Sì, è un argomento importante perché siamo molto tarati su comprendere, ecco, se un cavallo, ma pensi anche alle gare dove si cerca di vedere un cavallo che si muove bene, ma non si cerca di vedere l'esperienza che quell'animale vive. Infatti dobbiamo parlare non tanto o non solo in termini di welfare, che è molto comune, però in termini di qualità di vita per l'animale. Quindi comprendere che cosa, che tipo di momenti l'animale vive, perché possiamo facilmente dare ecco, si girano tanti video, no, su internet con cavalli che hanno un aspetto bellissimo, cioè all'occhio più superficiale, luccicanti, tutto quello che vogliamo, però vengono magari mandato indietro con un comando, anche se sono tutti liberi, che non hanno corde, però rispondono all'istante e si vedono almeno l'occhio dell'etologo vede tante micro sfumature di tensione, perché quello è un cavallo che non ha più la possibilità di elaborarsi il proprio contesto, ma sta allenato, ecco, a rispondere all'umano, essendo condizionato con i metodi, sì. Infatti tante persone replicano: "Mamma, io al mio cavallo voglio bene, sto attento a questo, a quello, a quell'altro, non faccio questo, non uso morsi." Diamo già per scontato, sì, che non si utilizzano, sì, no? E lui mi vuole tanto bene, e però quel passo in più. Si torna al bisogno anche nostro di saper cogliere di nuovo delle dinamiche, delle sfumature più piccole, se vogliamo, perché spesso quando conviviamo con un animale, ecco, vogliamo che quando arriviamo l'animale viene subito, no? Ci viene subito incontro, però se viene subito uno potrebbe anche pensare: ok, perché vieni subito qua? Non stai bene dove stavi già? Sì. Quindi è questa immagine di voler avere una conferma del rapporto spesso viene anche facilitato, ecco, con bocconcini, con cibo, con delle carote, caramelle, di tutto. Però questo leva tanto della motivazione intrinseca del cavallo, che invece di poter scegliere per che cosa si vorrebbe interessare, comincia a vedere l'umano come distributore di cibo, che magari come immagine ci dà soddisfazione, però alla fine è un inganno a noi stessi, perché il contatto vero va a perdere e peggio la qualità di vita dell'animale diminuisce. Quindi sì, sono argomenti non tanto facili, perché non siamo abituati ancora di parlare di questo, anche perché
Viviamo in un mondo che è ancora tarato molto antropocentrico, dove l'umano sta centrale e gli altri animali vivono attorno, diciamo. Piano piano si vede che c'è proprio un cambiamento in quest'ottica. Insieme a questo cambiamento ci sarà sempre più consapevolezza di comprendere cosa chiediamo o cosa impostiamo in realtà all'altro. Ti farei un'ultima domanda. Voi lavorate principalmente con i cavalli e con i cani. Sì. Però nel libro mi sembra che sia un discorso più vasto, che si fa riferimento comunque a tutti gli animali in generale. Umani e non umani. Tutte le forme di vita, insomma. Sì, sì. Cominciare a guardarli da proprio da un punto di vista diverso. Sì. Sì, perché appunto c'è... ognuno ha una sua particolarità, ognuno ha dei interessi specifici, ognuno dovrebbe avere la possibilità di svilupparsi a secondo quello che dentro è. E questo è nel momento che abbiamo una convivenza, un'interazione con l'altro, dobbiamo rispettare l'altro. Io ti ringrazio tantissimo per questa intervista e soprattutto per il lavoro che state portando avanti, che è in continuo sviluppo. Ti ringrazio, e a chi ci ascolta vorrei dire, vi ringrazio per tenerci per il cavallo cognitivo. Grazie mille. Ok.